I piccoli di casa non erano abituati ad attendere, ma ciò aveva permesso loro di stare più tempo in silenzio, di spegnere la TV e la Play per essere attenti al segnale di un nuovo messaggio, che puntuale sembrava essere arrivato di nuovo. Ecco, volevo dire per prima il messaggio, me l'hai promesso? Ma non c'è nessun messaggio, pure ho sentito... Oh, ho sentito suonare, com'è possibile? Papà, guarda sul tuo telefono, va? No, guardate che non è arrivato nessun messaggio, proviamo ad aprire la porta. Vado io, ma sarà la mia sorellina. Aprendo la porta, Mary non trovò ciò che pensava. Anzi, i suoi occhi erano pieni di delusione davanti a quell'uomo con una folta barba e una strana pelliccia. Ma tu chi sei? Papà, vieni! E chi sei tu? Forse tu sei quello che ci scriveva i messaggi, forse. No, sono io. No, però non mi preoccupate, dovrebbe arrivare fra poco. Come dovrebbero arrivare? In quanti sono? Vabbè, dai, su, non vi preoccupate, stringiamoci insieme. Vieni. Tanto noi avremo sempre un posto, per te e per gli altri. Okay. Ma come ti chiami tu? Io sono Giovanni Battista Precursore. E per dormire, vabbè, frega niente, tanto dormo fuori, tanto sono abituato, non mi preoccupate. Va bene, allora vieni, ti ospitiamo nella nostra casa. Va bene, vieni.